Eccoci in questo nuovo video del corso di formazione su YouTube. In questo video, molto velocemente, voglio farti vedere come puoi creare, attraverso quale strumento puoi creare delle copertine per i tuoi video su YouTube che ti permettono di avere un CTR alto e quindi di avere tante persone che cliccano sui tuoi video e quindi che iniziano a vederli. Ovviamente, diciamo, il software che ti utilizzo in questo caso è un software di cui ho già parlato all'interno del canale nel corso di formazione sulle Facebook Ads per attività locali e professionisti. È un software che è declinato nel suo formato gratuito, diciamo, racchiude già un 90% delle cose che ti servono per creare grafiche professionali per le tue copertine su YouTube. È importante creare grafiche professionali per le copertine su YouTube perché sono, diciamo, la prima cosa che un potenziale cliente o comunque una potenziale persona che può visualizzare il tuo video vede. Quindi è importante che, diciamo, la copertina racchiuda le informazioni principali di cui parli l'argomento del video e racchiuda quello che è molto semplicemente l'argomento, fondamentalmente. In questo caso il software utilizzato, che ti consiglio di utilizzare, è Canva, che puoi trovare attraverso una ricerca semplice su Google, canva.com. Potrai iscriverti in questo software a livello gratuito utilizzando il tuo account Google, ad esempio, e se vuoi vedere come utilizzarlo nel dettaglio, il mio consiglio è quello di andare a vedere il mio video su YouTube che ho creato su come creare grafiche professionali sulle Facebook Ads, dove, oltre a spiegare come costruire delle grafiche professionali da utilizzare per le Facebook Ads, do anche una visione globale di come utilizzare questo software. Quindi poi conseguentemente ti lascio il link qui sotto in descrizione a questo video, così che se tu vuoi puoi direttamente cliccare sul link per andare a vedere il video. In questo caso partiamo dall'inizio, partiamo da quella che è la... una volta che abbiamo capito quella che è l'importanza della copertina di un video su YouTube, andiamo nel dettaglio, andiamo più che altro sull'aspetto tecnico. La dimensione di una copertina di YouTube, io ti consiglio di andare a creare un progetto, se vai a sviluppare un progetto su Canva, ma comunque su qualsiasi software tu vada ad utilizzare per creare le grafiche, di dimensione 1920x1080, il classico formato orizzontale. Come vedi qui a schermo ti ho mostrato quella che è una copertina che io stesso ho creato, una copertina che va ad evidenziare in modo chiaro l'argomento del video. Quindi una persona che vede questa copertina vedrà riferimento soprattutto a quello che è, soprattutto per un discorso di colori, il fatto che sia un corso gratuito, è un corso YouTube che è bello scritto in grande, riferimento qui a fianco ho inserito un dettaglio di quello che è il video che si andrà a vedere relativamente alla prima lezione di questo corso di formazione. Ho inserito anche, per aiutare la persona a livello visivo a capire di cosa parlerà il video, l'icona di YouTube, e ho inserito una mia foto per dare un riferimento anche di quello che è, diciamo, la persona che troveranno appunto all'interno del video per spiegare i vari argomenti trattati. Quindi, come vedi, questa qui è un tipo di copertina che racchiude tutti quelli che sono gli elementi, a parer mio, essenziali da mostrare in una copertina, che è appunto, come ti dicevo prima, il primo elemento insieme al titolo che una persona vede, quindi che è quell'elemento che permette alla persona di fare una prima conversione verso di te, quindi permette alla persona di iniziare a vedere un tuo video e poi magari da quella può capire che gli argomenti di cui tratti o il tuo modo di fare, eccetera, sono di interesse per lui. E poi conseguentemente potrai iniziare a vedere tutta la serie di video caricati sul tuo canale, tutte le playlist caricate, così che tu possa iniziare a creare una relazione con la tua audience. Non andrò nel dettaglio in questo video a spiegarti come costruire una copertina, perché si parla proprio di tecnicismi rispetto a quello che è l'utilizzo del software Canva, che ripeto ho già spiegato in un altro video che puoi trovare qui sotto in descrizione. Te lo lascio qui sotto in descrizione per semplicità, così tu puoi andarlo a vedere direttamente. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.